Francesca Savà, ho 37 anni, abito a Genova e sono un'impiegata amministrativa. Nel maggio del 2005 ho scoperto con l'autopalpazione di avere un tumore al seno. Nel giro di un mese sono stata operata per la rimozione di questo tumore. E i controlli però di routine successivi hanno evidenziato due formazioni secondarie sulla colonna vertebrale, in corrispondenza con la dorsale 9 e la cervicale 3. Nel corso di colloqui con medici qua di Genova sono venuta a conoscenza dell'esistenza di questo robot cyberknife e quindi sono andata a Milano e ho parlato con la dottoressa Fariselli, la dottoressa Milanesi, che mi hanno inserito nel programma. Il primo intervento con il robot è stato nell'agosto del 2005. È stato un intervento totalmente indolore. Io sono stata ricoverata all'Istituto Besta per 4 giorni. All'interno di questi 4 giorni è stata fatta l'attacco di centratura e poi sono iniziate le somministrazioni di queste radiazioni. L'intervento in sé è stato molto semplice, erano 40 minuti al giorno, ero sdraiata su questo letto e questo macchinario mi girava intorno per appunto bombardare la zona malata con queste radiazioni, però in realtà è una cosa che non mi ha creato nessun tipo di problema fisico, né dolore, né prima, né dopo, né fastidio, assolutamente niente. Prima, però, ho subito un piccolissimo intervento di posizionamento dei reperi, più o meno una settimana prima del ricovero, poi per la somministrazione delle radiazioni. È stata una cosa, anche quella, molto banale, di un quarto d'ora in anestesia locale, non mi ha creato nessuna sofferenza, nessun dolore e nessun problema. Già in giornata ero in grado di uscire, di fare tutto quello che facevo normalmente. Più o meno un anno dopo, cioè nel maggio, a fine maggio del 2006, sono stata nuovamente ricoverata. È stata trattata con una seconda applicazione cyber, anche la cervicale 3. Questa volta non è stato necessario posizionare alcun repero, quindi nessun intervento invasivo è stato fatto. Le coordinate sono state ricavate esclusivamente attraverso l'attacco di centratura. Sono di nuovo stata ricoverata 4 giorni in ospedale, ma non è stato assolutamente né doloroso né fastidioso. Uscendo dall'ospedale di Milano sono andata in ferie e non ho avuto nessun problema. Ho fatto la seconda volta un po' di terapia di sostegno con del cortisone per pochi giorni dopo la dimissione dall'ospedale e basta. Sono passati più o meno 2 anni da quando io ho fatto il secondo intervento col cyber. Ogni 6 mesi faccio dei controlli, ogni 6 mesi vado a Milano e in genere parlo con la dottoressa Milanesi e porto una risonanza magnetica di tutta la colonna che lei esamina e fino ad ora sono andato sempre tutto bene. Ecco, mi è capitato di incontrare persone che avevano all'incirca situazioni come le mie, quindi localizzazioni sulle ossa più o meno estese, no? È difficilissimo da paziente rendersi conto della reale gravità. Il consiglio che io ho dato è sempre stato quello di farsi fare una risonanza magnetica il più possibile precisa ed estesa, e se poi gli esami clinici attestano che il problema è esclusivamente osseo, di andare direttamente, anche privatamente, Milano, dalla dottoressa Milanese, dalla dottoressa Fariselli e mettersi in cura con loro.